Ma cosa? Aiuto, aiuto! Qualcuno ha chiesto aiuto? Perché stai piangendo, ragazzo? Cosa succede? Sono scivolato su una pozzanghera, ma perché c'è una pozzanghera con il sole? Non è una pozzanghera, ragazzo, è una perdita idrica. Un tubo della rete idrica si rompe e l'acqua fuoriesce, sottoterra o in superficie. Ma tu chi sei? Io sono Plumberman, il supereroe della rete idrica. Tutelo l'acqua e gli impianti dell'acquedotto. Wow, io sono Francesco. Allora puoi aiutarmi a scoprire di più sulle perdite idriche sull'acqua e perché talvolta l'acqua del rubinetto sa di cloro. Con i miei compagni di classe stiamo appunto ragionando sulle questioni dell'acqua, sprechi, potabilità, problemi legati alle bottigliette in PET. Ho sentito parlare di voi. Siete i Mind Drop. Ok, Francesco, vi aiuterò. Salve, sono Plumberman e sono alla ricerca di informazioni per il Team Mind Drop. Sembra che a Boiano l'acqua di rubinetto spesso sappia di La cloro. clorazione è l'unico sistema possibile per Boiano. Ok, però potreste sostituire l'erogazione meccanica con quella elettronica. Il sapore e l'odore dell'acqua sarebbero migliori. Se ci fossero i soldi, vieni con me, ti mostro le sorgenti. L'acqua è pura, olivo minerale, povera di sodio e nitriti. Sicuramente migliore di quella imbottigliata. Bravo Francesco, l'acqua si può bere, usa la bottiglietta d'acciaio. Guarda le perdite però, l'efficienza è del 20%. È terribile, Plumberman, dobbiamo fare qualcosa, cerchiamo di saperne di più. Abbiamo programmato 58 interventi finalizzati al miglioramento della rete idrica nei comuni molisani. Per Boiano ci sono 600.000 euro, ma i lavori non sono terminati nei tempi previsti. Certo, siamo in ritardo con i pagamenti, ma ci dovremmo quasi essere. Prova a chiedere al comune, lì ti diranno tutto e ricorda loro di valorizzare il sistema di monitoraggio a controllo elettronico e soprattutto di riparare perdite. Sono diverse settimane ormai che sono stato al comune di Boiano e il RUP ancora non mi richiama. Adesso con l'emergenza Covid-19 chissà quando se ne parlerà. Finalmente ci siamo, posso vedere il progetto e le schede di monitoraggio? No, mi dispiace, Pamberman, non puoi vedere niente, neanche le foto. I lavori sono definiti, con le dovute varianti di progetto, ovviamente. Le perdite sono circa il 40%. Ma questi sono i vostri dati, le perdite sono all'80%. Stai tranquillo, tutto funziona e non ci sono problemi. Vieni, ti porto al serbatoio. Abbiamo appena installato la partenza elettronica per le pompe che riempiono le vasche. Ora si attivano solo quando la vasca si sta per svuotare. Però mi raccomando, niente foto e niente firmati. E la zonizzazione. La faremo, sei contento? Perdite idriche non ce ne sono, quindi è tutto risolto. Addio, Plumberman. Pronto, ufficio tecnico? Volevo segnalare una perdita idrica.